qua c'è... è un serval! Aspettate ragazzi, devo mettere a fuoco, perché c'è il serval. Guardate che carino! Sto cercando di fare ombra sul serval, così che si veda bene. Sono là le serieme, là nel nido, si vedono poco. La seriema dalle zampe rosse, no, non la conoscevo, ve lo dico. È una sorpresa anche per me. È bello scoprire animali che non conoscevi, peccato che nel video si vedono poco. Qua ci sono alcuni uccellini colorati e alcuni anche un po' meno colorati, ma comunque belli. Ovvero il lorichetto arcobaleno. Nome azzeccatissimo perché sono veramente tanto colorati. Uistiti di Geoffrey. Ma quello non è un Saki. A mi sa che è l'altra gatta. Eccolo là, il Uistiti di Geoffrey. E là c'è il Saki. Il Saki. Gru della Manciuria che ci dedica nel loro canto. Credo sia le Manciuria, poi... Dai, dai, che si avvicina. Vieni qua, Uistiti, dai. Eccolo qua. Tanto carino. Ah, ce ne sono tipo 4. Ce ne sono alcuni anche là sopra, Qua c'è lo Wallaby di Bennett. O Wallaby e basta, come preferite. Vediamo degli wallaby che degustano dell'acqua. C'è il Saki. C'è tanto, tanto da scoprire. Poi mi lascio perdere un po' dall'emozione del viaggio, della ricerca, dello zoo. Che buona quella frutta, Saki. Vediamo se capisco che cos'è senza leggere. Perché qua vedo solo la coda. Poi abbassati un po'. Mi sembra un Saimiri, ma non vorrei sbagliare. Qua c'è Saimiri, ho parlato per tre quarti d'ora, ma non stavo registrando. Che buona fa la frutta, vero? E qua ci sono i Saki faccia bianca che abbiamo visto prima, anche lui intento a degustare la sua frutta. Degustare con gusto. Qua c'è... il cebo dai cornetti. Bello, non avevo mai visto un cebo. Cioè, dal vivo no. E soprattutto non questa specie. Belli. Adesso sono abituato a quelli neri e bianchi. Non dal vivo, ripeto. Bella grande anche la gabbia, Qua ho letto qualcosa di bello. Muntiac comune. Ragazzi, non sapete la soddisfazione di vedere un Muntiac così vicino, senza cercarlo per tre quarti d'ora, che non devo trattenere il respiro senza che fugga da tutte le parti. Ma è solo lui. Cioè, so che il Muntiac è una specie solitaria, ma... Boh, magari c'è più di un Muntiac, adesso lo cerco. Qua la scimmia ragno, credevo stessero solo a falconara qui in Italia. Dentro la casetta c'è una scimmia ragno. Qua c'è il tamarino ventre rosso. Eccoli là sopra, sono ancora là nella casetta. Carini, sono ancora i labbra bianche, solo con un altro nome, credo. Non vorrei dire una boiata, però mi sembrano molto simili. Qua vediamo l'isoletta che ho intravisto prima. Un bel parchetto. Io devo ancora andare a vedere quel famoso animale. Ragazzi, tutto... Poi magari direte, tutto qua. Sì, tutto qua, però io lo volevo vedere. Beh, bello anche così, tartarughe, anatre. Carino. Sì, questi animaletti fanno un po' di casino, Vabbè, ci sono i germani, alcune anatre strane. Là c'è qualcosa. Avevo visto anche un'anatra bianca che non avevo mai visto. Ho visto passare anche dei pesci giganti. E le zebre!
È vero, mi ero dimenticato dell'esistenza delle zebre. Carino anche loro come habitat, eh. Qua ci sono le gherezze. Se non sapete cosa sono quelle scimmie. Non so se avete presente Tarzan. Nel pezzo, in una canzone, a un certo punto corre tra le liane, ci sono anche queste scimmie qua. Bella la gherezza, mi piace molto. Devo dire che è veramente un bel parco, veramente tanti animaletti carini. E devo ancora vedere il Binturong, uno dei motivi per cui sono venuto. Qua chi c'è invece? Ah, ecco. Questa, si parla del diavolo. Ecco qua il Binturong. Devo assolutamente dare una bella annusata, perché sapete quella storia che profuma di mais caramellato o di popcorn? Però quel profumo dovrebbe avercelo. Ah, sono due! Adesso devo... Non so se senti, sto cercando di annusare bene, ma non sento niente. Puoi avvicinarti? Devo annusarti. Dai. Che belli. Sono contento che aver visto i Binturong. Ok ragazzi, alla fine il profumo di mais l'ho sentito. Leggero, però si sente. Sarebbe bello prenderli in braccio e coccolarli, sembrano troppo morbidosi. Vediamo un profumatissimo Binturong che degusta della frutta. Tanto il profumo si sente anche da qui. Che meraviglia questo Binturong. No, dai, non rientrare subito. Che belli questi Binturong. Diciamo addio al Re Leone, diamo il benvenuto al Re Binturong. Che secondo me, con tutto il rispetto per i leoni, ma il Binturong è molto più bello. Stiamo ancora qua un po' ad ammirare i Binturong, che mi sa che vince il premio per miglior animale del parco. Che buon profumo! Uno dei motivi per cui adoro i Binturong. Ciao musino. Vabbè, e grazie per essere venuto a farti riprendere, comunque mi ha fatto molto piacere. Rivediamo le gherezze, che sono in posizione pensosa. Posizione pensosa. Ragazzi, nuovo hashtag, posizione pensosa.
Vediamo le gherezze con le code tutte allineate. Tanto là c'è un macaco che fa un po' l'acrobata. Vabbè. Comunque l'ho sempre sottovalutata un po' la gherezza, ma è veramente una bella scimmia. Sarebbe una giunta carina su Planet Zoo, eh? Qua c'è una zona ibis con il becco a cucchiaio. Ha l'idea di essere un animale simpatico. Però... cioè, bella, perché adesso ve la faccio vedere, c'è anche una bella scogliera. Ibis collo camoscio. Ed è quello là sopra. Devo dire, è meraviglioso. E guardate qua che bella scogliera. Mi piace molto, mi piace molto. Guardate qua quanti. Devo dire, mi aspetti che è un po' asciutta la piscina, ma penso che la riempiranno. È veramente bella. Vediamo degli ibis rossi, rosa, e ce n'è uno anche collo camoscio, ma fa un po' il solitario, che degustano qualcosa. Questi invece degustano del mais e delle patate. Qui c'è il macaco reso. Aspettate, allora, quelli delle cornelle sono sempre muti, questi sono qui da 2 secondi, ma ha spaccato un timpano. Qua c'è l'animale di prima che avevo visto da lontano e non ero riuscito ad avvicinarmi per vederlo, ovvero il vari rosso, volevo vederlo già da tanto tempo. Guardate che belli. Una sorta di mini fattoria. Ciao. Ciao. Qua c'è pure il mais da dargli da mangiare. Ah, c'è pure una stalletta interna. C'ho 1 euro. Usiamo bene questo euro. Ecco, qualcuno ha già sentito il profumo. Certo, tieni. Arrivo. È poco, dai, fate le brave. To. C'è un agnello che sta sfidando il maiale. Tanto là c'è tutto il pubblico. Qua ci sono le mitterie e questi altri ibis, credo. La mitteria ha appena preso un pesce, se lo sta degustando. Qua c'è un'altra mitteria. Qua c'è il pauxi. Sì, un po' come Papu Papu di Crest Insanity, vabbè. Bello. Si vede poco nel video, è tipo un nocco messicano, solo che invece di avere la cresta c'ha un bozzo. Simile a un fico. Qua c'è la Locco Bruno malese. Ah, malese come il tapiro. Guardate là, è là sullo sfondo. No, mi sa che non si vede la Locco. Questo si vede già meglio. Questi, anzi. Poi devo ripassare all'inizio perché magari sono usciti anche i primi lemuri che ho visto. Costui non sarà una novità, ma mi fa sempre un gran piacere rivederlo. Io adoro i cacatua. Mi sono sbagliato, non è una zebra di pianura qualsiasi, è una zebra di Chapman. Cioè, lo so che sarà ancora una sottospecie di quella di pianura, però... beh, è comunque una zebra nuova e quindi lo apprezzo. Qua ci sono i suricati. Devo dire, hanno un bel habitat. Spazioso, come piace a me. Eccoli qua che si avvicinano. Oh. Diamo una veloce occhiata anche ai porcellini d'India. Quanti. Anche di bei colori, anche belli abbinati tra di loro. Qua ci sono i miei amici Marà. Io adoro i Marà. Non so, l'animale è tutto strano, tutto particolare. Uno tra i miei preferiti. Li voglio su Planet Zoo. Ah, tra l'altro, i Marà
possono vedersi qui su Ricati. Mi piace questa cosa. E fate uno scambio interculturale, eh. Allora, qui vedo, sono due dei miei uccelli preferiti, ovvero il lofoforo dell'Himalaya, che è bellissimo, sembra un arcobaleno, però così in controluce si vede poco. E c'è anche un tipo di turaco, ovvero il turaco guance bianche, se si fa vedere, quello là che zompetta. E c'è anche la compagna dell'altro lofoforo. Sono due specie che apprezzo molto e sì, per carità, convivono. Però il lofoforo viene dall'Himalaya, il turaco viene dalle foreste dell'Africa. Tutti dei pesci. Discreto, discreto. Anzi, bello, è molto bello. Mi piacciono i laghetti. Di là continua ancora il parco, è bello grande. Comunque questo turaco è particolarmente simpatico. Anche il lofoforo, però il turaco di più. Puoi rifare quel balletto con le ali che hai fatto prima? Giusto. Finalmente oggi l'ocelot si fa vedere. Eccolo qua. Vediamo un bucero sul ramo e l'altro bucero sull'altro ramo. Qua c'è la struttura delle manguste egiziane. No, guardate che bella. Noi amo le manguste. Scusate, vengo di qua, andate di là, Guardate qua, eccole qua. Ciao manguste. Come torterella, no? Qua c'è il tamarino dalla chioma di cotone. Ciao. Più di una, ah, carini. Di qua ci sono i vari ara. C'è l'ara ali verdi. Che carini. E là ci sono gli ara rarauna, che è un po' che non li vedo, quindi mi fa piacere rivederli. No, là sopra la casetta, eccoli, belli. Ragazzi, sono usciti a parte che è caduto, sono usciti i cani della prateria. Eccone uno lì. Vediamo meglio le zebre di Kapman. I lemuri sono qua nella casetta, però sono molto belli. Guardate che bel muso. Anche la struttura esterna, trasparente e carina. Mi sono dimenticato di farvi vedere i catta, che a quanto vedo lì sotto c'è anche un piccolo. E beh, il catta è un bel lemure. Diciamo, forse quello più comune, però è anche uno tra i più belli. Ed effettivamente lo penso. E niente, questo è Radio Parco Cappellei, io sono molto contento di averlo visitato, è pieno di specie meravigliose, tutti gli animali sono tenuti molto bene, sono molto contento, ci tornerò di sicuro, adesso non so ancora quando. E niente, adesso vi lascio gli altri vlog che ho registrato qui a Vicenza. E niente, a breve ci saranno un sacco di altri video Ah no, aspettate, non finisce qui, perché a breve visiteremo un altro parco. A breve andremo a...